Se vuoi capire come funziona l'armonia musicale, in questi video scopriremo assieme l'essenza segreta di tanti esempi di progressioni di accordi e di trucchi armonici che potrai imparare a riconoscere per comprendere più a fondo la musica. E quale occasione migliore del Festival di Sanremo per ottenere tanto materiale sul quale esercitarsi? 30 nuove canzoni appena sfornate. In ogni video potrai scoprire quali sono gli accordi delle varie sezioni e le varie progressioni. Ma soprattutto faremo qualcosa che i vari siti di accordi e testi non fanno. Vedremo assieme quale funzione svolgono i vari accordi all'interno di quelle progressioni e quali sono i trucchi armonici nascosti che sfruttano per catturare l'attenzione e rendere unico ognuno dei brani che analizzeremo. In basso potrai vedere la tastiera del mio piano digitale e la virtual keyboard che ti mostrerà più chiaramente quali tasti sto schiacciando. Ma soprattutto, subito sopra, troverai il plugin di analisi real-time degli accordi, per vedere a quali accordi corrispondono quelle combinazioni di note e tasti. In alto vedrai un'istanza di Reaper, che useremo per ascoltare gli spezzoni delle varie sezioni e capire assieme quali progressioni di accordi utilizzano. E in sovraimpressione appariranno gli accordi che man mano andremo a risuonare e analizzare. Mi raccomando, anche se il genere o l'artista della canzone di turno non saranno fra i tuoi preferiti, guarda comunque il video, perché ti prometto che in ogni brano che andremo ad analizzare potrai scoprire qualche trucco armonico che ti permetterà di migliorare la tua capacità di comprendere la musica di qualsiasi genere. Perché l'essenza dell'armonia funziona sempre allo stesso modo, a prescindere dal genere musicale e da chi ha scritto o interpreta un brano. A questo punto non mi resta che darti appuntamento ai prossimi video e fammi sapere nei commenti a quali brani vorresti che dessi la precedenza. Se quest'idea ti è piaciuta, metti un bel like e clicca uno dei suggerimenti che appaiono adesso sullo schermo per passare al prossimo video. Ci vediamo lì!